Oh, figlioli, sentite che belle musichette. S'hanno inserito pure. Non so se è nuova sta canzoncina. Non lo so. No, 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 no. Come non detto, non è nuova, però è carina. Mi piace. Beh, avete visto che bellina la nostra Exige, davvero goduriosa. Non goduriosa come la Ferrari, però allo stesso tempo è sempre divertente e carina. Allora, io direi che la nostra storia, la nostra carriera, potremmo anche portarlo avanti. Non è che abbia fatto tantissime gare, come vedete, 11, mazza quanto è forte sta musica, 11 di 48, 14 di 48 e 23 di 48, però andiamo avanti, così magari abbiamo la scusa per comprarci la nuova macchinina. Voi sapete già che macchina comprerò, ma io anche, lo so già, lo so già. Allora, per sbloccare la B bisogna tirare fuori 30.000 crediti, che non è assolutamente poco. Io devo abbassare sta musica, che mi sembrava di averla abbassata tanto la musica nei menu, invece no. 30.000 non è affatto poco, però vedete, abbiamo 202.000 crediti. Io mi sono fatto svariate gare nell'anello, come vi ho mostrato in quell'altro video. In questo modo ho accumulato un po' di soldi. Le ho fatte da 10 giri, non 99, perché giocarselo un'ora e 5 minuti così è davvero lunga. Quindi andiamo, compriamola. Yes. E anche questa ce la siamo sbloccata. Category... cos'è quel punto esclamativo? Sarebbe questa, la B. Vediamo, vediamo un po' cosa ci... la neve, ma dai. Well done. You've reached the road. Ma sapevo ci fosse anche la neve. La pioggia sì, everyone's purtroppo già mi sta sulle palle la pioggia. Oh, adesso anche la neve, no? See you on the track. Va bene, ci dobbiamo comprare la macchina. Direi che... beh, clicchiamo direttamente da qui. Che se non sbaglio ci porta direttamente allo showroom, così evitiamo di cercare noi. Guardate. Ah, solamente le due Ferrari. Perché? Ah no, aspettate, posso cambiare. Ok. Però forse conviene modificare in base alla categoria. No, non si può. Vabbè. Quindi abbiamo l'Audi, che a me onestamente non mi interessa affatto. La Chevrolet... ah beh sì, la Corvette 06 mi piace molto. Sì, la comprerei anche. 102.000, però abbiamo le Ferrari, abbiamo l'F40 e tanta roba. Poi abbiamo anche quella un po' più nuova. No, aspettate, ho sbagliato, scusatemi. Abbiamo anche una un po' più nuova, in stile barchetta, se non sbaglio. Questa è una barchetta. Però tra le due preferisco l'F40, non si smentisce, dell'87, ottima annata, gli anni 80. Poi abbiamo una Huracan, che a me personalmente non mi piace, la Aventador è già più carina. E poi abbiamo, beh, questa me la 570 non mi interessa. Porsche ne abbiamo due. La GT3 che non è male, però questa qui ce l'abbiamo ancora bloccata. Devo arrivare a livello 6. Mannaggia, credevo di essere già a livello 6, invece no. E va bene, dai, buttiamoci sul nostro F40. Abbiamo 172.000 ancora, quindi ci avanzano pure dei soldi. Ciao ciao, altri 112.000 crediti. Non è facile guadagnare soldi in questo gioco. Spero di trovare un glitch quanto prima. Devo vedere, pacioccare un pochettino con i file di salvataggio, vedere se si riesce in qualche modo a vendere le macchine, magari interrompere la sincronizzazione, un po' come feci in Horizon 4, non sarebbe male. Non voglio ovviamente utilizzare programmi che ti inseriscono soldi, così non c'è gusto. Allora, beh, io direi però questa volta, invece di farci le gare, che di fatto non ci permettono di gustarci la macchina, perché non andare in un evento personalizzato e farci una pratica, prove libere. Ok, condizioni meteo lasciamo normale, tracciato, ci prendiamo un tracciato cittadino, quello francese, è bellissimo, Costa Azzurra. Questo è il circuito di Monte Carlo, bellissimo, però noi andiamo sulla Costa Azzurra, ci facciamo questa che è questa qua è lunghissima ed è bellissima, vai. Ah, guardala lì, che bel rosso. Cambio manuale, come piace a noi. Guardiamocela un po' da fuori. Come faccio a ruotare la visuale? Allora, col mouse? Oh, col mouse? No, non fa niente. Non so in che modo girare la visuale, onestamente. No, sti tastini qua? No, non lo so, vabbè. Possiamo guardare indietro, però, così sì. Vabbè. Beh, dai, l'audio ci sta. Carino. Ho dimenticato di personalizzare la targa. Che palle, a ogni macchina bisogna cambiare la targa. Che due palle.
entriamo dentro. Perché sento la turbina sul cofano anteriore? Perché? Beh dai, non è male. Dentro non è male. Io non credo che ci sia tanta differenza a livello sonoro dentro o fuori, perché sta macchina ha uno strato finissimo di carbonio e poi è tutta aperta per il resto. Beh, non mente l'F40, non mente. Torniamo dentro, che a me piace guidare da dentro. Sembra un po' le texture di sta plastica, però mi sembra un po' tristi, eh. Beh, bellissimo. Bella anche l'ambientazione, godetevi la mappa perché è davvero bellissimo. Ci sono quelle strisce che sentite anche il rumore, fanno rumore quando ci passi sopra, ma ti fa vibrare anche il volante. Carino, carino. Vediamo quanto sovrasterza, giusto per capire come si comporta. Mi sembra abbastanza stabile, insomma. Di solito l'F40 nei videogiochi è decisamente complicato da guidare. Sovrasterza per qualunque cosa. Bella. Io non conosco tanto sto circuito, che è circuito tappa, che è estremamente lunga ed è difficile da imparare. Per fortuna la minimappa ci aiuta un pochettino. Però voi avete il volante sopra, vabbè, tanto mica dovete guidare voi. Ah, senti gli scoppiettini. Vai, scoppietta ancora. No, ogni tanto scoppietta qua, eh. Non è come New for Speed Shift, New for Speed Hit, che ogni volta ti molla giù di quegli scoppiettoni e fa di quelle fiammazze. Guarda, guarda come tende a partire il posteriore. Salto, attenzione. Frenata. Potente, poderosa. Non si scompone neanche più di tanto. Vai, un po' di sovrasterzo. Ma pensavo... pensavo peggio. Pensavo che sovrasterzasse di più. Infatti qua mi ha fregato, perché è rimasta salda all'asfalto. Qua ci sono delle curve pazzesche. Con il nostro bel mare alla destra. Sentite come lavorano le sospensioni quando i giri salgono e scendono. Vuol dire che le sospensioni stanno saltellando e quindi il pneumatico un po' perde aderenza. Ah! Ditemi se questo è il comportamento di una macchina, di un gioco arcade. Oddio, a destra. Sembrava che fosse a sinistra la strada. È sempre il limitatore che non mi piace. Arriva il limitatore e sembra che, boh, si fermi così, invece di darti i colpettini. Siamo arrivati? Ma forse non era questa quella lunga, ce n'era un'altra che era lunghissima, mamma, 8-9 minuti di corsa l'ho fatta con l'Exige, davvero molto bella. E ho vinto, so solo. Che ti gioisci, pirla. Ci dà anche un po' di esperienza, vabbè dai, neanche male, pochettina proprio. Ci abbiamo già rovinato la macchina per quei due miseri paletti che ci siamo presi. Ma io direi, perché non guardarci il replay? Guardate anche che bello questo screenshot della mappa, davvero tanta roba. Allora, in che quadratura mettiamo? Mettiamo quella esterna? Io direi di sì, eh. O se no mettiamo la 8, che ogni tanto mette anche l'inquadratura interna. Bellina questa inquadratura un po' spostata. Magari tolgo anche il volante, così ve la godete a schermo pieno.
Peccato che quelle vibrazioni. Ah, forse al volante si vedono, anche nel volante del gioco. Che classe l'F40, eh? Mamma mia. Un po' sterioso. Quei fanali un po' all'ingiù non mi hanno mai fatto impazzire, però tutto il resto, un posteriore è fantastico. Guardate anche come lavorano le sospensioni quando si accelera, si frena, beccheggia, molto bello. Qua possiamo spalancare, vai, spalanca, Dave. Ah no, ascoltavamo il motore, mi sa, eh. Mamma mia, che paura in ste curve. Non vedi neanche da che parte devi girare, fantastico però. Che bello il mare. Guardate come saltella, come riproduce il manto stradale. Però sta inquadratura non mi piace, meglio questa, dai. Guarda, guarda lì come parte. Che partenza. Che spettacolo di macchina, un'opera d'arte, veramente. Keep focused, clean lines and consistent giro lanciato. Speed is what we need. Traiettorie pulite, terza, vai. Oh, è pulitissima sta traiettoria, un po' lunghi, eh. Che pelo, che pelo! No, 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 tienila, tienila! Dai che forse non ho perso troppo. Tutto in sovrasterzo, vai così. Tienila, tienila! Vediamo come siamo andati. Ah, che peccato, no, malissimo, male, male. Ma non so perché mi fa sto difetto quando cambio. Come se la frizione slittasse. Ma che brutta sta cambiata, ma porcaccia. Qua ho frenato troppo presto, sovrasterzo, mannaccia. Vediamo. Sto trovando tosta sta... frena, che se non usciamo fuori. Trovo che i giri sono troppo bassi, troppo troppo. Quando scali muore veramente sto motore. Vediamo un po' che cosa ho fatto. Niente, per mezzo secondo, neanche il secondo tempo. Non mi ci sto trovando bene. Sotto sterza tantissimo, faccio fatica a girare. E quando si scala il motore sembra morire. Forse devo andare a lavorare un po' sui settaggi, cosa che ancora non ho fatto. Però, essendo stock, tecnicamente dovrebbe andare perlomeno bene. Mannaggia che delusione. Poi c'è anche da dire che magari quei tempi lì si basano su una categoria, diciamo, al limite. Noi siamo a metà della nostra categoria. Dovremmo forse andare a elaborarcela un pochettino. Vediamo un pochettino potenziamenti.
Come vedete, siamo all'inizio, potremmo spingerla fino a 564. Bene, pensavo anche di più, onestamente. Però vediamo un pochettino. Allora, sotto sterza tanto, quindi componenti... Aspettate, no. Componenti aerodinamiche non ce ne sono, a meno che non si faccia la conversione auto, e credo di no. Non c'è modo di modificare questi aspetti, quindi non saprei come agire, onestamente. I pneumatici sicuramente aiutano, però minchia, si sale già tantissimo. Quindi facciamo questo, poi vediamo. Sono indeciso. Carrozzeria cos'è che fa? Pacchetto aerodinamico performante, che sia questo che ci possa aiutare. Ah, 5,63, siamo al pelo. Vai, mettiamo questo. Ok, siamo proprio al pelo, ci mancano due punti, che non riusciremo mai a fare perché, no. Per questa F40 mi è rimasto un pochettino di amaro in bocca, un po' per il suo comportamento un po' così, però guardarla sembra davvero molto aggressiva. Guardate come lavorano le sospensioni. Il suono del motore è c'è di meglio, ci sono altre Ferrari che sono migliori. Guarda lì com'è partito il culetto, bella. È molto sottosterzante. Però per ovvi motivi non sono andato a usare il freno a mano in queste macchine. Non si dovrebbe utilizzare tecnicamente. Qua l'ho fatta abbastanza pulita sta curva. E vabbè, cari figlioli, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel like. E noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao a tutti!